Proprio così, 90 immobili di edilizia popolare tra cantine e box locali commerciali di proprietà dell'ATER che un uomo, un membro della famiglia Fasciani, già noto per precedenti per associazione a delinquere, reati su stupefacenti e armi, avrebbe trattato come se fossero stati di sua proprietà. Luoghi dove in passato i militari hanno rinvenuto armi, droga e furtiva, ora in buona parte affidati ad attività commerciali. Uno dei contratti era stato regolarmente registrato, sugli altri sono in corso le verifiche, quasi 5.000 metri quadrati ai quali l'uomo e la sua compagna, entrambi indagati, non potranno ora avvicinarsi. A loro carico la direzione distrettuale antimafia di Roma ha chiesto e ottenuto la misura del divieto di dimora nel 10° municipio. In passato l'ATER aveva cercato di censire tutti quegli immobili, ma i funzionari inviati dall'ente erano stati allontanati con insulti e minacce. Ora tutto è tornato nella disponibilità dell'ente per l'edilizia popolare, che potrà valutare se regolarizzare gli affittuari già presenti. Da Roma è tutto.